del comandante regionale della Guardia di Finanza della Sicilia, generale Riccardo Rapanotti. Partecipano alla seduta il tenente colonnello Maurizio Pellegrino e il vice brigadiere Emilio Remondini, che ringrazio e ringraziamo tutti per la presenza. Informo inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate. Pertanto, la invito, sotto la sua responsabilità, a comunicare alla Commissione eventuali ulteriori nominativi di persone presenti. L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento sul sistema delle acque reflue urbane e industriali in Sicilia, su cui notoriamente la Commissione sta svolgendo una specifica inchiesta. E oggi avremo un particolare focus che si inserisce all'interno appunto di una inchiesta che ormai si svolge da parecchie settimane, da parecchi mesi. E ci concentreremo in questo pomeriggio in particolare sulle province di Palermo, Trapani ed Agrigento, dove una delegazione peraltro della Commissione ha un programma di svolgere una missione tra le giornate del 22 e del 24 di settembre prossimo 21. Le saremmo grati, Comandante, se volesse fornire alla Commissione eventuali elementi di novità emersi con riferimento alle altre province della Sicilia, su cui la Guardia di Finanza ha già fornito nei mesi scorsi una documentazione approfondita. Avverto infine che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico, considerate le modalità dello svolgimento della seduta, che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedono di essere assoggettati a un regime di segretezza. La Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento, visto il collegamento in videoconferenza di oggi, e con una diversa modalità. Invito dunque il nostro ospite a svolgere la relazione, dopodiché sarà cura dei commissari, se lo riterranno, di intervenire. Grazie. Grazie Presidente, ringrazio questa Commissione per l'invito e per l'occasione che viene data al Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza di effettuare questo punto di situazione sulle indagini in materia di acque reflue. Soltanto come precisazione iniziale, non sono presenti all'audizione il brigadiere Remondini, che appartiene alla mia segreteria, ma non è presente all'audizione. E nemmeno il tenente colonnello Pellegrino, che è il capo di operazioni, ma non è presente nel mio ufficio. È invece presente il capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Sicilia, colonnello Vincenzo Virella. Quindi i presenti per quanto riguarda la Guardia di Finanza, oltre al sottoscritto, colonnello Vincenzo Virella, capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Sicilia. Ciò detto, se posso proseguire. Sì, bene, grazie comandante, prego. Ecco, grazie. Soltanto un inquadramento, se mi è consentito, sulle linee di indirizzo che vengono seguite dai reparti della Guardia di Finanza nello svolgimento degli approfondimenti delle indagini in materia di reati ambientali. La disamina delle esperienze operative che sono state seguite nel territorio della Sicilia ha messo in evidenza che l'azione che viene posta in essere dalla Guardia di Finanza con riferimento al contrasto degli illeciti in materia di tutela ambientale, è in realtà un'azione trasversale, e questo deriva dal fatto che le funzioni della Guardia di Finanza sono funzioni di polizia economico-finanziaria, per cui spesso insieme ai reati di natura ambientale si incrociano e si intrecciano anche altre tipologie di approfondimenti che sono assolutamente connessi ai fenomeni di smaltimento illecito dei rifiuti. Mi riferisco in modo particolare a tutta la tematica che abbraccia la spesa pubblica, perché è chiaro che nel momento in cui non vi sia un corretto adempimento da parte degli operatori del settore, si ottiene un effetto duplice: da una parte chiaramente una diminuzione delle spese e quindi un risparmio significativo da parte delle imprese, delle aziende che svolgono l'attività appunto di smaltimento dei rifiuti, ma con conseguente ricaduta dei costi che sono connessi all'attività di gestione, al trattamento, all'eliminazione, al conferimento di scariche dei rifiuti e poi anche alla bonifica dei siti incontaminati che ricadono inevitabilmente sulla comunità.
Una prova di questo è dato proprio da una indagine che era stata segnalata nella precedente relazione lo scorso anno, svolta dal Comando Provinciale di Enna. In quella circostanza avevo dato un cenno al fatto che si stava indagando nei confronti di 9 soggetti per attività di truffa e corruzione, in quanto si trattava di soggetti che avevano incamerato un importo di 5 milioni di euro come finanziamento regionale per la predisposizione di un depuratore di acque reflue nella zona appunto di Enna, sia di acque reflue civili che di acque reflue industriali. In realtà gli accertamenti eseguiti anche assieme ad ARPA, cioè all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, hanno evidenziato che quel depuratore era assolutamente non idoneo perché realizzato in modo non conforme a quelli che erano i progetti iniziali. Quindi, oltre al danno ambientale, ovviamente derivante dalla mancata depurazione delle acque, c'era, come accennavo prima, un danno che è connesso alla spesa pubblica. Come sappiamo, la spesa pubblica, cioè il controllo delle uscite, del corretto appostamento delle uscite, dei bilanci sia degli enti locali, dello Stato, o dei finanziamenti comunitari, è una delle funzioni appannaggio della guardia di finanza. E quindi questo è il primo punto di trasversalità a cui facevo prima riferimento quando svolgiamo indagini di carattere ambientale. Il secondo punto è invece una stretta connessione con possibili reati o illeciti di carattere tributario, perché chiaramente al fine di, spesso avviene, di simulare lo smaltimento dei rifiuti, alcuni soggetti economici ricorrono ad annotazioni nei bilanci di fatturazioni per operazioni inesistenti, riferite quindi ad attività in realtà mai effettuate, e quindi questo chiaramente avviene avvalendosi di una complicità e di collaborazione di imprese del settore. E anche questo è un aspetto estremamente importante perché chiaramente va ad incidere, ripeto, in modo trasversale sulle funzioni di accertamento, in questo caso delle entrate da parte della Guardia di Finanza. Un terzo aspetto di trasversalità attiene al fatto che a volte per effettuare attività illecite così ampie è necessaria un'attività di corruttela nei confronti di funzionari pubblici preposti alla vigilanza. Per cui nel corso del tempo, visto che nelle nostre indagini si è rilevato la presenza sempre di attività diciamo collaterali estremamente gravi come quella a cui ho fatto cenno, abbiamo elaborato a livello diciamo nazionale, ma con specifico riguardo alla Sicilia, una serie di linee guida che devono essere seguite ogni qualvolta si intraprende un'attività di indagine nel settore dei reati ambientali. E in modo particolare la prima parte che è di rilievo è quella di un costante controllo del territorio. Noi parliamo di controllo economico del territorio perché chiaramente facciamo riferimento a quelle che sono le nostre funzioni di polizia economico-finanziaria. È chiaro che il controllo del territorio consente di arrivare ad un monitoraggio, spesso anche per questioni occasionali e casuali, un monitoraggio ad esempio nella formazione di discariche abusive, quindi totalmente irregolari e totalmente diciamo ignote. In questo ambito, quindi di controllo del territorio, i reparti diciamo che noi definiamo territoriali, cioè i reparti ordinari della Guardia di Finanza che svolgono ordinariamente le indagini, ricevono spesso informazione dal comparto aeronavale della Guardia di Finanza. Ogni comando regionale ha una duplice, diciamo, a disposizione una duplice categoria di reparti operativi, i reparti appunto territoriali, chiamiamoli ordinari, e i reparti aeronavali. Quindi spesso avviene che i nostri elicotteri, facendo attività di sorvolo sul territorio anche per altre finalità, ad esempio una finalità estremamente importante è quella della ricerca di piantagioni di sostanze stupefacenti, di marijuana, è molto frequente che ci si imbatta in altre segnalazioni di possibili illeciti, come ad esempio discariche totalmente abusive, oppure dall'alto è facile spesso rilevare una colorazione anomala, ad esempio dei corsi dei fiumi, dei torrenti, dei laghi interni, oppure anche delle enormi chiazze di prodotti petroliferi o prodotti chimici che vengono rilasciati in mare da petroliere o da navi portacontainer. Questo è molto frequente, ad esempio, nel canale di Sicilia, dove, come è noto, per motivi di immigrazione clandestina abbiamo un monitoraggio costante.
Alto, e quindi controllo del territorio, sinergia tra i reparti aeronavali e i reparti territoriali, poi indagini, sempre parlando di trasversalità, indagini che attengono alla verifica delle eventuali commistioni con la criminalità comune organizzata. Questo fatto chiaramente è ovviamente noto e si sa che dietro ai grandi interessi che ruotano intorno alla tematica dello smaltimento dei rifiuti, chiaramente si tratta appunto di attività che possono attrarre in modo abbastanza agevole anche consorterie di carattere criminale, sia comune che organizzata, e farò un cenno poi a un'operazione recentemente svolta dal nucleo di Catania dove appunto questa specificità è stata assolutamente acclarata. Poi un altro aspetto che deve essere affrontato sempre, diciamo, in questa sorta di checklist delle attività che attengono alle indagini sui reati ambientali è quello della verifica della potenziale responsabilità degli enti pubblici territoriali competenti, quindi sia con riferimento all'omessa vigilanza e quindi al all'omesso contrasto del fenomeno delle discariche abusive, in special modo quando vengono rilevate discariche abusive che insistono su territori di proprietà o di competenza degli enti locali stessi. E poi un altro aspetto estremamente importante è quello connesso alla omessa istruttoria finalizzata all'addebito delle spese che sono necessarie per la bonifica e per il ripristino dei siti contaminati. Quindi anche qui problematiche di spesa pubblica per le quali siamo particolarmente attivi con le procure delle Corte dei Conti. Altro aspetto che viene rilevato nel corso delle nostre indagini è quello della verifica della responsabilità amministrativa dei soggetti meta-individuali, quindi dei soggetti giuridici al senso del decreto legislativo 231 del 2001, e poi ovviamente un aspetto estremamente importante è quello di procedere ogni qualvolta sia possibile al sequestro preventivo, che è finalizzato poi alla confisca anche per equivalente di cose che costituiscono profitto o prodotto del reato nei confronti dei soggetti che poi sono responsabili delle attività illecite. Quindi una serie di accertamenti, come dicevo, trasversali, molto importanti e molto completi, che sono un po' un corollario a quella che è l'attività di indagine specificamente svolta sul territorio con riferimento ai reati ambientali. Ho tutto questo chiaramente con una precisazione: come è noto a questa commissione, la Guardia di Finanza ha dei compiti concorsuali in materia di reati ambientali, e questo è esplicitamente previsto dalla legge 349 del 1989, che specifica appunto che il Ministero dell'Ambiente può avvalersi anche della Guardia di Finanza previo concerto, previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, così come il Codice dell'Ambiente fa riferimento a attività concorsuale della Guardia di Finanza. Che cosa significa questo? Significa che allora l'attività di controllo del territorio e l'attività conseguente di eventuale repressione di illeciti, secondo me dovrebbe avere, secondo me intendo dire come esperienza maturata, ecco, qui in questi 15 mesi comandante regionale Sicilia, dovrebbe far sì che vi sia una maggiore sinergia con gli altri soggetti che sono preposti all'attività di controllo e repressione degli illeciti in materia ambientale. Una cosa che abbiamo rilevato è, ad esempio, che le fonti di innesco delle attività di indagine sono, tranne forse uno o due casi, esclusivamente provenienti dalla Guardia di Finanza, cioè sono attività, tutte quelle di cui abbiamo parlato lo scorso anno e che sono nella relazione e alle quali farò cenno in questa edizione, derivano da un'attività propria di indagine della Guardia di Finanza. Quello che è forse un po' carente, a mio avviso, è uno scambio di informazioni efficace ed efficiente con altri soggetti che sono interessati al fenomeno alla repressione del fenomeno dei siti ambientali, proprio per quelle tematiche di trasversalità a cui facevo riferimento prima. In altre parole, non abbiamo rilevato negli anni recenti deleghe specifiche, né segnalazioni specifiche da parte di privati, né segnalazioni specifiche da parte, ad esempio, dei comuni, degli enti locali interessati, e quindi il tutto, diciamo, fa sì che l'attività debba essere un pochettino, inventata. E questo che cosa comporta? Comporta che chiaramente, non essendo i soggetti primari in campo sulla tematica dei reati
ambientali e dobbiamo anche un po' avvalerci per quella che è l'analisi di contesto ambientale di approfondimenti svolti da altri. A questo a proposito cito una reportistica, a mio avviso molto puntuale, redatta dall'ARPA, che fa riferimento alla situazione dei depuratori delle acque reflue nel 2018-2019, che ci dice che cosa? Che il 61% della popolazione esistente in Sicilia vive in territori che non sono forniti di depuratori. C'è un picco un pochettino più alto nel capoluogo di regione, a Palermo, ma c'è una percentuale in realtà inferiore alla media regionale del capoluogo di provincia di Catania. Allora, chiaramente tutto questo che cosa fa venire in mente? Che siccome una gran parte della regione non è servita da impianti di depurazione delle acque reflue efficienti, questo mette in moto tutta una serie di altre attività di carattere illecito che sono quelle attività trasversali a cui ho fatto riferimento in precedenza. Quindi, ripeto, maggior ci vorrebbe, a mio avviso, un maggiore controllo del territorio, inteso come conoscenza territoriale, non geografica o orografica, ma anche come conoscenza di carattere economico, di carattere civilistico, perché chiaramente sapere che una determinata area ha insediamenti o agglomerati industriali piuttosto che agglomerati zootecnici o meramente agricoli può essere rilevante per indirizzare le attività di indagine, quindi di prevenzione e poi di repressione. Venendo fatto questo inquadramento, diciamo così, di carattere generale, un aspetto che specificamente riguarda intanto la provincia di Palermo, su cui questa commissione ha chiesto di effettuare un approfondimento, riguarda il trattamento dei fanghi da depurazione. Allora, i fanghi da depurazione, come sappiamo, sono lo scarto solido della parte di depurazione delle acque reflue e hanno però un ciclo di vita che potrebbe essere assolutamente virtuoso. In realtà perché potrebbe essere virtuoso? Perché i fanghi da depurazione che provengono dagli usi civili oppure dagli scarti delle industrie alimentari possono essere in realtà fonte di quella che viene definita economia circolare, cioè perché possono dare origine, previo un corretto trattamento di carattere biochimico e meccanico, a due grandi forme di riutilizzazione. Da una parte abbiamo le energie rinnovabili, no? Perché possono essere inceneriti con determinate procedure e portare quindi alla produzione di energie rinnovabili. Dall'altro invece c'è un utilizzo diretto tramite a seguito di un procedimento di essiccamento oppure di trasformazione in compost direttamente in agricoltura. Ora, secondo l'analisi che è stata fatta da ARPA, in realtà l'Italia sotto questo profilo a livello nazionale si pone agli ultimi posti della graduatoria, diciamo, europea per produzione di fanghi d'acque reflue da riutilizzare in questo ciclo virtuoso di economia circolare, con un quantitativo che è stato stimato in meno di 10 kg per abitante. Su questo aspetto specifico dei fanghi reflui, oltre dei fanghi da depurazione, oltre ad avere alcune indagini che sono state richiamate anche nella relazione dell'anno precedente, segnalo un'attività informativa, quindi al momento è un'attività di raccolta di informazioni e non un'attività ancora sviluppata in indagine, che riguarda alcune tematiche specificamente qui nel palermitano, che danno vita ad una serie, diciamo, di inconvenienti e di possibili reati con riferimento appunto alla gestione dei fanghi dei fanghi da depurazione, perché le società, da quello che abbiamo, diciamo, acquisito informativamente, le società che si occupano di produzione dei compost, quindi dei prodotti che possono servire come fertilizzanti in agricoltura, sarebbero in difficoltà a raccogliere i fanghi, la produzione di fanghi che deriva appunto dalla depurazione delle acque, per una questione collegata ad una carenza di adeguata certificazione. Qual è il problema? Che siccome abbiamo detto prima che soltanto il 61% degli scarichi sostanzialmente sono
in regola o comunque soltanto il 61% della popolazione beneficia di scarichi efficaci, questo significa che anche tutti i fanghi che derivano dalla depurazione possono avere dei problemi di idonea certificazione, quindi le società che dovrebbero utilizzare i fanghi da depurazione per produrre compost per uso agricolo, in realtà hanno difficoltà a ricevere la certificazione che appunto attesti la correttezza della procedura, no, di sanificazione delle acque. Questo comporta diverse problematiche, innanzitutto maggiori oneri che riguardano poi lo smaltimento di questi fanghi, perché non sono utilizzati in attività di produzione di compost, ma vengono mandati nelle discariche. E questo è un primo problema, con aggravio dei costi di spesa pubblica. Il secondo problema è che, sempre dalle evidenze informative, molto spesso l'invio dei fanghi presso le discariche verrebbe effettuato in anticipo rispetto alla tempistica minima necessaria per l'essiccamento. Cioè è necessario che il fango che deriva dalla depurazione sia essiccato, perché attraverso il processo di essiccamento si tolgono tutte quelle parti di batteri che invece rimarrebbero nocive, e quindi il fango deve essere palabile e non pompabile. E quindi questo è previsto ovviamente dalle norme emanate nel corso del tempo, tra cui anche il decreto emergenza, se non ricordo male, di 2 anni fa, che specifica quali sono i livelli minimi di composizione chimica, e che prevede anche un tempo minimo, che è di in tutto 80 giorni, prima di poter passare alla lavorazione o allo smaltimento dei fanghi da depurazione. Altro aspetto che è emerso è che, proprio perché c'è questo surplus di fanghi che non possono essere in qualche modo trattati, vi sarebbero delle persone compiacenti che, chiaramente, previa ricezione di somme di denaro, accetterebbero di interrare nelle loro proprietà, nei loro terreni, questi fanghi non adeguatamente trattati. Altro problema ancora più grave, che è connesso sempre a questa procedura, è il fatto che ci sono evidenze che alcuni agricoltori accetterebbero di utilizzare appunto un compost non completamente adeguatamente trattato, e questo chiaramente dà origine a che cosa? Sicuramente per loro ha un risparmio, perché possono comprare un prodotto ovviamente pagandolo di meno rispetto a quello che sarebbe il prodotto correttamente messo sul mercato, e però chiaramente accettano il rischio e la consapevolezza di utilizzare dei prodotti che in realtà non sono salubri per quanto riguarda sia l'ambiente sia chiaramente poi l'effetto che possono avere sull'uomo. Ripeto, questa tematica dei fanghi e questo aspetto specifico riguarderebbe, secondo attività informative che abbiamo ancora in corso, soggetti che operano principalmente nella provincia di Palermo, ma oltre questo non posso andare, proprio perché c'è una riservatezza sull'attività pre-investigativa, e poi vedremo se le varie autorità che verranno interessate intenderanno andare avanti su questa tematica, che ci sembra piuttosto rilevante. Detto questo, invece, vorrei soffermarmi sul approfondimento che è stato richiesto sulle 3 province, anche se vorrei già dire, per quanto riguarda Trapani, purtroppo non ho in realtà alcun elemento da fornire. Trapani e Caltanissetta sono le uniche 2 province per le quali non abbiamo evidenze specifiche con riguardo ad indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Per quanto riguarda invece Agrigento, segnalo che lo scorso anno avevamo inviato nella relazione a questa commissione 2 attività specifiche. Una riguardava un frantoio vicino a Porto Empedocle, che faceva uno sversamento di acque non depurate nel terreno. Quella questione, segnalata all'autorità giudiziaria, si è chiusa la parte fisica attraverso l'adeguamento degli impianti di depurazione. La parte invece chiaramente giudiziaria sta facendo il suo corso. Poi avevo segnalato anche un'altra attività, un procedimento penale che era stato acceso nel 2018 e che faceva riferimento ad una grande area di stoccaggio rifiuti. In realtà nella precedente relazione mi ero limitato a fare un cenno al fatto che vi fosse un procedimento penale in corso, perché
Lo scorso anno l'autorità giudiziaria non aveva dato l'autorizzazione a divulgare altre notizie. Invece quest'anno posso tranquillamente dire come aggiornamento che intanto nel mese di luglio del 2020, quindi poche settimane or sono, la web, il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, insieme all'Arma dei Carabinieri NOE, cioè quindi al nucleo ecologico, abbiamo sottoposto a sequestro, sequestro preventivo, quindi finalizzato poi all'eventuale confisca, di una grande area di 521.000 metri quadrati che è sita in Siculiana, Agrigento, e dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi che è insistente nella discarica, gestito da un importante gruppo imprenditoriale siciliano. Specificamente, tra le condotte delittuose che sono state, diciamo, contestate, che vengono contestate nell'ambito di questa indagine, abbiamo ad esempio il riversamento non autorizzato di scarichi sul suolo, poiché nell'area occupata dalla discarica non sono presenti dei corpi di recettori delle acque di prima pioggia previsti dal provvedimento di autorizzazione. Quindi questo è uno degli aspetti. I capi di imputazione sono in realtà 6, le condotte sono in realtà 6, ma questo è un aspetto specifico che riguarda appunto il trattamento delle acque reflue. Tra le altre violazioni che sono state riscontrate, abbiamo ad esempio l'inquinamento del sottosuolo delle acque sotterranee, perché a fronte di plurimi episodi di superamento delle concentrazioni della soglia di contaminazione, non sono state attivate tutte le procedure previste dalle disposizioni per potenziare gli apparati di depurazione del sito, oppure lo scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati dalle varie tabelle del decreto legislativo 152, lo scarico di acque provenienti dagli impianti di trattamento biologico delle acque dei servizi di prima pioggia, quindi tutta una serie di attività che integrano diverse plurime fattispecie previste dal decreto legislativo 152. Questo quindi come aggiornamento rispetto a quanto diciamo detto lo scorso anno con riferimento alla provincia di Agrigento. Per quanto, proseguendo invece sulle altre due province di interesse, allora come dicevo, per quanto riguarda Trapani non ci sono state delle evidenze che io possa in questa sede segnalare, così come del resto anche lo scorso anno non erano state segnalate delle attività investigative in corso nel Trapanese. Per quanto riguarda invece Palermo, che nella precedente audizione non era stato citato se non per alcune attività svolte dai reparti aeronavali, diciamo che continua l'attività di controllo del territorio e sono sempre più frequenti degli accertamenti che vengono svolti, ad esempio, nei confronti di soggetti che svolgono attività di autolavaggio. Quindi sia a Palermo ma anche in altre province abbiamo casi frequenti e anche facilmente accettabili di soggetti che utilizzano acque reflue, che scaricano acque reflue, che secondo anche le pronunce della Cassazione sono assolutamente equiparate agli scarichi industriali, direttamente nelle reti fognarie senza procedere prima ad una attività di depurazione. Questo diciamo a grandi linee per quanto riguarda le tre province di riferimento. Poi se è di interesse di codesta commissione potrei fornire anche alcune indicazioni su altre indagini che sono state svolte nel periodo intercorrente tra la precedente audizione e la data odierna dalle altre province, perché come dicevo prima tutte le altre province, fatta eccezione per Caltanissetta e Trapani, hanno effettivamente avuto degli elementi di aggiornamento, delle indagini nuove che hanno portato a compimento, che stanno portando a compimento. Sì, comandante, intanto grazie perché la sua illustrazione è molto, diciamo, pertinente e anche molto chiara. Sì, se volesse in maniera molto sintetica proprio approfondire quest'ultima parte a cui ha accennato, cioè se in altre province, al di là del focus che stiamo facendo in questo pomeriggio, se sulle altre province c'è qualche dato interessante e potrebbe essere molto utile, grazie. Prego. Sì, certo, grazie mille. Allora, innanzitutto ecco, partirei da Enna. Come dicevo prima, a Enna l'anno scorso avevamo segnalato questa indagine che riguardava un depuratore
finanziato per 5 milioni dalla Regione Sicilia, ma totalmente inutile, che non è mai entrato in funzione perché è realizzato in modo difforme rispetto alla progettazione e quindi non idoneo all'uso per cui era stato concepito, per cui era un depuratore che doveva servire una zona della provincia di Enna, in particolar modo il comune di Val Guarniera, dove dovevano confluire sia acque civili sia anche acque derivanti dall'attività di produzione di un consorzio industriale del luogo. All'epoca erano stati denunciati 9 soggetti tra amministratori locali e responsabili delle discariche. Ecco, l'aggiornamento è che i 9 soggetti sono stati rinviati a giudizio, ci sarà la prima udienza nei primi mesi del 2021. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento della prima delle due diciamo, attività che era stata segnalata a suo tempo. Però in realtà il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna è andato avanti e quindi l'altra attività sulla quale posso riferire è questa, che fa riferimento ad una. Chiedo scusa un secondo. Allora, l'altra, scusa, non trovavo la nota, l'altra attività riguardava delle indagini nel comune di Assoro, in provincia di Enna, sempre con riferimento allo smaltimento dei fanghi di depurazione. Ecco, come aggiornamento posso riferire che sono stati. Scusa un attimo. Ho perso la mappa. Allora, chiedo scusa, Signor Presidente, non trovavo la nota. Quindi è stata terminata l'attività investigativa che avevamo preannunciato appunto lo scorso anno. Sono state segnalate all'autorità giudiziaria 19 soggetti, 19 soggetti perché nell'informativa avevamo evidenziato che in questa ampia discarica, che appunto nel comune di Assoro, vi era una movimentazione anomala di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo che era detenuto dall'azienda incaricata senza le prescrizioni e le autorizzazioni regionali per lo smaltimento. Questo ha condotto alla denuncia all'autorità giudiziaria di 19 soggetti e stiamo vagliando attualmente la posizione di ulteriori 36 posizioni, tra cui figurano anche posizioni di enti locali regionali coinvolti appunto in questa indagine piuttosto ampia. Per quanto riguarda le altre province, abbiamo ad esempio il nucleo di Catania. Recentemente abbiamo chiuso questo su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, un'indagine che ha condotto al sequestro di una società che opera nel settore, nella lavorazione dei prodotti della carta e del cartone, e questo per una serie di gravi e ripetute violazioni alle norme sullo smaltimento dei rifiuti chimici pericolosi. Nel dettaglio, in questo ambito, era stata rilevata la presenza in prossimità dell'azienda di una ampia chiazza di colore blu nel vallone sottostante allo stabilimento, generata dall'inchiostro che era stato smaltito illecitamente. Abbiamo svolto successivi approfondimenti che sono stati disposti dall'autorità giudiziaria e sono stati eseguiti congiuntamente dai funzionari dell'ARPA e anche con l'ASP di Catania, che hanno confermato la circostanza e hanno appunto evidenziato che i rifiuti solidi speciali, gli inchiostri chimici o il materiale di scarto della lavorazione industriale della lavorazione della carta venivano irregolarmente stoccati e riversati senza alcun controllo nei canali di scolo delle acque
piovane dei piazzali aziendali. Con riferimento, e questa è una prima indagine che riguarda le acque reflue, con riferimento invece a quello che dicevo prima, cioè sulla trasversalità delle indagini, segnalo due importanti indagini svolte sempre dal nucleo di Catania. Una operazione di cui è stato dato ampio risalto anche dalla stampa nazionale, che ha avuto come denominazione Mazzetta Sicula, e che riguarda che cosa? Una importante società che si occupa di smaltimento di rifiuti, che gestiva nel comune, che gestiva una enorme discarica dove convenivano fatti confluire i rifiuti solidi urbani da oltre 200 comuni siciliani, tutti convenzionati con questa società che faceva capo ad un'importante famiglia con collegamenti di carattere anche mafioso. Si tratta di un enorme quantitativo di rifiuti che strutturalmente non era più gestibile secondo le prescrizioni di legge e che finiva quindi nelle discariche senza subire alcun trattamento preliminare e trattamento chiaramente essenziale per favorire l'individuazione dei materiali non ammissibili in discarica o dei rifiuti da destinare ad operazioni di recupero. In altre parole, dalla gestione di questa discarica, ripeto, dove confluivano rifiuti da 200 comuni della regione Sicilia, Questa gestione e anche la successiva attività di compostaggio era orientata all'esclusivo perseguimento di utili attraverso il mantenimento delle convenzioni con i comuni interessati, pur non essendo gli impianti nelle condizioni di poter adempiere alle prescrizioni fissate dalle autorizzazioni amministrative. Questa peraltro probabilmente c'è anche una memoria visiva di questa operazione, perché è quell'operazione che ha consentito ai militari della Guardia di Finanza di rinvenire occultati in una parte della discarica delle taniche, dei bidoni completamente pieni di soldi, quindi di contante, e quindi c'è stato un certo interesse anche giornalistico, chiaramente tutto contante in nero per diversi milioni di euro, che serviva sia per la gestione, diciamo, in nero dell'attività economica e anche per attività di corruttela. Altra attività che segnalo è nella provincia di Ragusa, come dicevo, nell'ambito del controllo del territorio, sono state rilevate in tempi recenti, quindi nel mese di giugno, due attività. Una riguarda una società esercente la produzione di bitumi e di catrame. In questo caso il rappresentante legale è stato denunciato sia per emissioni in atmosfera senza autorizzazione e sia per scarichi industriali non autorizzati. Altra attività, sempre posta in essere dal Comando Provinciale di Ragusa, è invece nell'ambito del settore appunto degli autolavaggi, che è un settore, abbiamo visto, essere purtroppo molto spesso fuori legge, anche in questo caso la denuncia del responsabile legale per scarichi industriali non autorizzati. Gli ultimi due provinciali, quindi Siracusa e Messina, di cui segnalo, per quanto riguarda Siracusa, tre indagini, anche queste hanno avuto un certo rilievo sulla stampa, sicuramente locale ma anche nazionale, perché hanno visto coinvolti soggetti appartenenti a famiglie storiche che hanno gestito nel corso dei decenni lo smaltimento dei rifiuti nella provincia di Siracusa, che hanno portato a una serie di misure cautelari restrittive, quindi della libertà personale, a 11 misure interdittive e a sequestro in un caso di 56 milioni di euro come attività, come profitto o provento del reato. Quello che è importante, ecco, in queste indagini evidenziare che qui non abbiamo rilevato soltanto i reati di carattere ambientale, ma anche tutti quei reati, diciamo, satellite che stanno intorno a queste attività, ovviamente normalmente illecite, che riguardano anche lo sfruttamento della manodopera, l'illecita percezione di contributi pubblici, come la corruzione e così dicendo. Un'altra indagine che mi permetto di evidenziare, perché è sicuramente interessante, ha riguardato invece una videosorveglianza in una discarica abusiva e sono stati denunciati 24 soggetti, anche privati cittadini, per una serie di reati connessi all'illecito smaltimento dei rifiuti, più altri 162 cittadini
perché sono stati intercettati anche con delle videocamere appositamente posizionate sul luogo e sono stati denunciati, anzi sanzionati amministrativamente per abbandono di rifiuti. Chiaramente non si tratta, forse in questo caso, di operazioni, diciamo così, importanti sotto il profilo ambientale, ma sicuramente molto importanti per tentare di dare un'educazione anche sociale ai cittadini di quell'area. Ultima diciamo, attività che segnalo è quella della provincia di Messina, dove il dipendente nucleo di polizia economico-finanziaria, in particolare il GICO, cioè il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata, unitamente alla stazione navale di Messina, quindi diciamo al reparto aeronavale, sta svolgendo un'attività investigativa nei confronti di un gruppo di soggetti che in modo sistematico è dedito al traffico di illecito di rifiuti. In particolare, nel corso delle indagini è stata individuata una vasta area agricola che è destinata a deposito di rifiuti derivanti da lavori edili ed è stato accertato il coinvolgimento di alcune società messinesi e non solo messinesi, che fanno un trasporto da cantieri edili sia pubblici che privati. L'illecità della condotta è stata posta in essere dagli indagati ed è stata desunta dall'utilizzo dei mezzi non indicati nell'albo dei gestori ambientali. Penso che non ci sia altro, ecco, questo dovrebbe essere più o meno tutto sull'aggiornamento con riferimento alle indagini svolte in questi mesi, rispetto alla precedente audizione. Chiaramente, siccome in questo caso, rispetto alla volta scorsa, non ho mandato in via preliminare la relazione, sarà ovviamente, mia cura, mettere tutto quello che è stato detto, chiaramente con maggiore puntualità e con gli allegati, in una specifica relazione con tutti i particolari del caso, aggiungendo, se vi saranno domande o approfondimenti o richieste, anche gli eventuali appunto approfondimenti richiesti da questa commissione. Grazie. Sì, grazie comandante. Stavo proprio per chiederglielo questo, cioè appunto una relazione di sintesi e anche di integrazione a quello che ho già detto, in modo tale da mettere nelle disponibilità di tutti i commissari la possibilità di uno studio dettagliato. C'è qualche richiesta di chiarimento, approfondimento da parte di qualche commissario? Stato esaustivo? Prego. Grazie Presidente, grazie Comandante per le informazioni ricevute. Io ho colto anche l'input che ci ha dato per la difficoltà nello scambio di informazioni per quanto riguarda i fenomeni di illeciti ambientali tra i vari organi. Mi auguro la possibilità anche di approfondire. Chiedo scusa se interrompo, ma non ricevo molto bene, chiedo scusa. Ok. Intanto mi dico la ringrazio per alcuni input ricevuti e mi riservo la possibilità poi di incontrarla e di avere alcune informazioni per quanto riguarda i fenomeni di illecito ambientale non riferiti alla depurazione in sé. Proprio parlo della difficoltà che diceva lei sullo scambio di informazioni tra i vari organi. E proprio per questo motivo la maggior parte dei fenomeni, degli illeciti che di tipo ambientale che poi voi segnalate, identificate, sono appunto tramite segnalazioni. Parlava tipo aeronavali e vorrei soltanto capire che tipo di strumentazione avete utilizzato in questo tipo di segnalazioni. Raccogliamo, Sì, se, raccogliamo comandante un po' di richieste. certo. Senatore Trentacoste, prego. Sì, grazie comandante per la sua esaustiva relazione. Volevo accennare a un episodio occorso durante la missione in Sicilia. Parlo della seconda missione in Sicilia e del sopralluogo che abbiamo avuto modo di svolgere a Enna e provincia. Audendo il
i vostri colleghi del comando provinciale di Enna, è emersa la questione a cui lei prima accennava dell'impianto di trattamento di fanghi, di depurazione di Assoro, appunto in provincia di Enna. Nell'ambito della prima missione in Sicilia, noi abbiamo avuto modo di visitare l'impianto di depurazione di Milazzo e con nostra sorpresa abbiamo scoperto che quell'impianto conferisce i propri fanghi proprio ad Assoro, che dista circa 200 km da Milazzo. Ora, diciamo, è insita in sé l'inopportunità di un trasferimento su così lunga distanza, che oltre a risultare illogico è anche palesemente antieconomico. E allora ci chiedevamo come mai l'impianto di depurazione di Milazzo conferisce i propri fanghi ad Assoro a così lunga distanza, quando l'impianto di Messina Mili ha un digestore che è sottoutilizzato e che potrebbe accogliere anche quei fanghi. Allora le chiedo, nelle vostre indagini avete avuto modo di accertare se magari questi trasferimenti su lunga distanza possono giustificarsi con i permessi rilasciati dalle diverse ARPA provinciali e quindi eludendo in qualche modo un controllo in entrata o in uscita circa la qualità di questi fanghi? Grazie. Prego, comandante. Grazie. Allora, con riferimento alla prima domanda su quale strumentazione viene utilizzata dai reparti aeronavali, allora intanto, come dicevo, è una attività sicuramente sinergica, non è l'unica fonte di innesco, ma è sicuramente una modalità di controllo del territorio che consente visivamente di sottoporre a controllo, ripeto, visivo anche ampie aree territoriali, quindi con una visione ovviamente dall'alto o con una visione differente dal mare. Beh, diciamo che innanzitutto i nostri elicotteri sono dotati anche di apparati di rilevazione fotografica anche avanzati. Non è strettamente necessario utilizzare questa tipologia di impianti tecnologici, perché spesso poi si può scendere un pochettino di quota per andare a constatare anche di persona, no, quello che è l'effetto, e poi comunque di solito, diciamo, la visione di situazioni un po' anomale è soltanto il prodromo per poi effettuare una serie di ispezioni sul posto. Quindi diciamo che si usano sia i rilievi di carattere fotografico, anche con sistemi di telecamere piuttosto potenti. Spesso lo facciamo quando incrociamo, ad esempio, in mare aperto, petroliere oppure altri natanti che secondo noi abbiano diversamente, e questo ci serve anche un po' per documentare eventualmente le richieste di approfondimento sulla tracciabilità dei percorsi fatti dai tanti in mare. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, sicuramente è una domanda estremamente interessante, sulla quale cerco di poter fare un piccolo approfondimento, perché dalle carte e dalla risposta sintetica che mi è pervenuta dal comando provinciale di Enna e quindi anche di Milazzo, non ho trovato questo incrocio, ma lo farò sicuramente, e vi sarà una risposta puntuale nell'ambito della risposta scritta che a brevissimo invierò a questa commissione. È chiaro che, come dicevo prima, questo trasferimento anomalo di quantità di prodotti da una provincia all'altra è abbastanza frequente. Cioè, abbiamo visto che probabilmente o il trasferimento di fanghi da Milazzo ad Enna o viceversa, o in altre zone, potrebbe avere una risposta di carattere tecnico in termini di maggiore efficienza degli impianti di depurazione, di lavorazione, ma potrebbe anche, appunto, nascondere quelle attività, poi coperte da documentazione cartolare non perfettamente lecita o non perfettamente chiara, quindi un pochettino opaca, che potrebbe nascondere appunto un aumento di costi o un aumento di richieste di rimborso. Quindi sicuramente ci sono una serie di anomalie che sono correlate all'attività di smaltimento dei rifiuti. Su questo punto specifico chiedo la cortesia di poter fare un approfondimento e rispondere poi più approfonditamente.
Bene, comandante, la ringrazio, la ringraziamo. Ci diamo appuntamento alla visita che faremo nel mese di settembre e di ottobre. Buon lavoro e a presto. Grazie mille Presidente, grazie a tutta la Commissione, grazie mille.